Il vostro applauso naturalmente è diretto a Nino Vadia, non a me, mi auguro. Mi hai anche ribattezzato, da stasera voglio chiamarmi Mino, grazie. Come ti ho chiamato, Mino? Vabbè, posso aver sbagliato. Non sbaglio nel sostenere che la tua presentazione del mio libro è una presentazione non valida, nel senso che nel tono, nel modo e in parte anche di contenuti, quello che avete sentito è il pensiero di Mino Ovadia. Ed è un pensiero che va al di là, diciamo, della mia attitudine normale. Io sono considerato un personaggio aggressivo, non capace di guardare al mondo in modo non negativo e non aggressivo, appunto. E tuttavia mi pare che l'approccio di Ovadia vada molto al di là del mio. Per questo vi dico, se avete già fatto un lungo applauso, com'è? Non mi sentite? No, se non mi sentite è un grande vantaggio per voi, e in parte anche per me naturalmente, perché siete in sciocchezze, non ve ne accorgete. Voglio dire che un atteggiamento di Ovadia è sicuramente molto stimolante. Io mi sento in qualche modo di seguire il suo punto di vista e anche il suo tono, il suo modo, mentre normalmente cerco di ridurre, ecco, la mia aggressività e di ridurre anche il mio pessimismo. Spesso vengo criticato per la mia incapacità di guardare al mondo con con speranza, con un'attitudine positiva di chi ritiene che, nonostante tutte le limitazioni presenti del mondo e del mondo occidentale in particolare, stiamo andando, possiamo andare verso il meglio. Questa diffusa opinione, ci sono gli ottimisti, c'è un personaggio che non cito mai, ma che mi pare sia il Presidente del Consiglio italiano, che non voglio citare perché mi vergogno di citarlo, ebbene costui è sicuramente un ottimista, uno che sostiene sempre le cose vanno bene, le cose continueranno, abbiamo rimediato e così via, mentre nel frattempo ci sono in Italia alcuni migliaia di persone che vivono in condizioni penosissime, e poi c'è ovviamente un mondo, penso in particolare all'Africa che conosco meglio, che ho visitato, un mondo in cui la vita è, diciamo, costantemente messa a rischio, dove la morte è costantemente presente. E tu forse non l'hai ricordato, ma ci sono alcune pagine in questo libro da non leggersi, in cui c'è una rappresentazione della morte nell'Africa centrale e meridionale. Forse è questo che posso in qualche modo aggiungere quello che ha detto in modo così brillante e efficace Ovadia. Dico bene, Ovadia? Bene. Ce la faccio. E quindi mi permetto, scusate, dovrò parzialmente leggere, ma credo che sia importante, come dire, imprimere nella vostra memoria i dati che io ho raccolto con molta attenzione e credo con oggettività. Pensate che, anzitutto, pensate prima della guerra, tra l'inizio dell'Ottocento nella prima metà del Novecento, oltre 150 milioni di uomini e di donne sono morti in guerra. Pensate come la pace sia del tutto estranea alla condizione umana, come siamo nati e ci sviluppiamo all'interno della guerra e della morte. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro calcola che 3 milioni di persone vivono sotto la linea della povertà fissata in $2 al giorno di reddito. Quindi pensate qual è la condizione umana, in particolare ovviamente nell'area
africana, ma non soltanto, anche quella sudamericana che conosco abbastanza. Dimmi. 3 milioni. 3 miliardi. 3 miliardi, ho detto 3 milioni, scusate, è lui che mi inganna, è colpa sua. 3 miliardi di persone. Negli anni 70 la quota di persone che vivevano in slums nelle metropoli dell'America Latina, dell'Asia e dell'Africa era l'1,2%, mentre negli anni 2000 ha superato il 20%. Quindi capite come il titolo del mio libro, Tramonto globale, abbia una qualche giustificazione. Andiamo verso il tramonto e non verso, diciamo, la pace, l'affermazione dei diritti umani. John Cabre, nella prefazione al suo libro Human Development Report, nel 1998 aveva sottolineato, questo è un punto molto delicato, che il 20% della popolazione mondiale più ricca si accaparrava l'86% dei consumi mondiali. Capite? Il 20% della popolazione più ricca si accaparra l'86% del prodotto, del PIL globale, mentre il 20% più povero consumava, vediamo se indovinate quanto consumava in questo periodo di tempo, nel 98, consumava l'1,3%. Capite qual è, diciamo, l'ingiustizia radicale nella distribuzione dei beni fra i ricchi e i poveri? Oggi, ho aggiunto anche questo, dopo circa 10 anni queste cifre sono cambiate. Il 20% della popolazione più ricca consuma il 90%, non più l'86, il 90%, mentre il 20% più povero consuma l'1%. Sono dati, secondo me, spaventosi, perché dimostrano che lo sviluppo economico dell'Occidente e di quella parte del mondo che l'Occidente in qualche modo domina, controlla, questo sviluppo porta ad un impoverimento progressivo dei poveri e un arricchimento progressivo dei ricchi. Questa è una realtà che difficilmente trovate indicata in un articolo, in un saggio, in un libro. Questo forse è un piccolo pregio di questo lavoro che ho fatto. Più di 10 milioni di bambini muoiono ogni anno per malattie derivanti dalla malnutrizione loro e delle loro madri, e altri 10 milioni di bambini muoiono sotto i 5 anni in condizioni di possibile morte per fame. Tra le conseguenze, e mi fermo su questo punto, tra le conseguenze della fame vanno inclusi anche i 25.000 bambini che muoiono ogni giorno, 25.000 bambini che muoiono ogni giorno per malattie che sarebbero innocue per bambini ben nutriti. Ecco, questo è, insomma, un aspetto della mia ricerca che ovviamente alimenta il mio pessimismo e alimenta un atteggiamento di critica molto, 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 molto ferma e anche molto motivata, di critica nei confronti di chi pensa che il processo di globalizzazione, che è un processo essenzialmente occidentale, porti degli sviluppi. Ecco, il mio libro in qualche modo documenta con, diciamo, gli strumenti di cui dispongo, documenta che i diritti umani di cui l'Occidente straparla sono, come tu dicevi molto bene, sono ormai cancellati di fatto, e come vi ho già documentato, il diritto principale dichiarato dalla famosa dichiarazione dei diritti, dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, il diritto alla vita, è totalmente cancellato.